Io. Gioco. A pallavolo. Sotto Rete Campania, siamo in casa della CMO Fiamma Torrese, siamo al Palasiani, Roccaforte, Fortino, quartier generale, chiamatela come vi pare, anche perché io ho terminato le metafore, della squadra capolista del girone I di B2 femminile. Parliamo di tantissima pallavolo in questo decimo appuntamento stagionale sotto Rete Campania. Le coordinate social le conoscete bene, mettete tanti cuoricini e tanti likes alla nostra diretta, condividetela anche sulla bacheca di un amico, più siamo meglio siamo. Però procediamo con ordine. Nel weekend la pallavolo italiana ha celebrato la Final Four di Coppa Italia, la Del Monte Cup. Un evento a tutto tondo nel corso del quale si è celebrata l'eccellenza di un intero movimento. Ce ne parla in esclusiva Giulio De Luigi. Che spettacolo! 9.000 spettatori in due giorni, partite di altissimo livello, emozioni, due trofei sollevati al cielo, due società in festa. La Del Monte Coppa Italia 2017 non ha tradito le attese, richiamando il pubblico del grande volley italiano all'Unipol Arena di Bologna. Al sabato le semifinali, Lube Piacenza e Modena Trentino, entrambe finite al tie break. Domenica la finalissima Lube Trentino non adatta ai deboli di cuore, con i marchigiani dominanti come in campionato e Champions League. Nel mezzo lo strapotere dell'Emmas Villa Siena contro la Mauris Tuscania nella finalissima di Coppa di A2. Fin qui lo sport, le giocate, le vittorie e le delusioni. Poi lo spettacolo sugli spalti, l'Unipol Arena completamente gremita, biglietti andati praticamente a ruba, famiglie, divertimento, sportività e mai, ma proprio mai, un atteggiamento sopra le righe da parte di chi che sia. È la pallavolo che vince, è lo sport differente che tanto ci piace, è lo spot perfetto per ripartire meglio di prima, più forti di prima. Né vinti né vincitori, solo applausi, uno spettacolo sotto rete. Nuovamente in diretta, siamo sempre al Palasiani di Torre Annunziata. Alle mie spalle l'allenamento della Fiamma Torrese. Abbiamo visto lo spettacolo dell'Unipol Arena di Bologna. Complimenti ovviamente alla Lube Civitanova Marche per la splendida vittoria ed anche all'Emma Villa Siena, squadra che abbiamo raccontato negli ultimi anni in incroci molto particolari con Aversa. Però adesso cambiamo brevemente argomento. Si è svolta l'assemblea territoriale di Salerno. Cos'è? Semplicemente si è rinnovato il consiglio provinciale e con esso bisognava rinnovare la fiducia o rinnovare totalmente la presidenza. Vediamo com'è andata nel servizio. La FIPAV Salerno ha scelto la via della continuità.
Il presidente uscente Massimo Pessolano è stato infatti rieletto alla guida del Comitato Territoriale Salernitano, ottenendo quasi l'80% delle preferenze. Battuta dunque la concorrenza di Maurizio Memoli e dei suoi candidati al Consiglio Provinciale. Grazie al sostegno della stragrande maggioranza delle società di Salerno e provincia, la squadra del presidente Pessolano, composta da Luca Castagna, Antonio Adinolfi, Massimo Speranza, Bonaventura Costabile, Luigi Senatore e Cristiano Chiappa, oltre al revisore dei conti Francesco Ventura, lavorerà nei prossimi 4 anni alla crescita di un movimento che, per stessa missione di Pessolano, può e deve ancora esprimere parte del suo potenziale. Ringrazio le associate che hanno voluto e hanno creduto soprattutto nel programma che io ho esposto e quindi di continuare su questa scia e di portare sempre il Comitato di Salerno sempre più in alto e per far crescere sempre i numeri e il numero di società. L'agone elettorale, che ha certamente portato nuove idee in seno al Comitato Territoriale di Salerno, è già alle spalle. Perché, come dichiarato dal rieletto Massimo Pessolano, adesso è giunto il momento di proiettarsi tutti assieme verso il futuro. La scuola è vitale per il nostro movimento. Abbiamo dei programmi, dei progetti che metteremo subito in campo. Poi sicuramente continueremo con le manifestazioni di minivolley, cercheremo di avvicinare sempre più giovani a questa disciplina e quindi questa linfa sia anche per le società che attingono dal settore giovanile, dai piccoli, per far crescere proprio la propria associazione. Salerno guarda avanti, guarda all'Assemblea Nazionale, dove sarà ribadito il pieno appoggio al candidato campano Guido Pasciari e quindi alla cordata per Bruno Cattaneo presidente. È un progetto che abbiamo sposato subito già da qualche mese, quindi sosterremo l'amico Guido fino al 26 di febbraio e lì cercheremo di voltare pagina e di far crescere con lui il movimento italiano. Mettere da parte il dibattito e lo scontro di idee. A Salerno è giunto il momento di proseguire compatti verso la crescita di tutto il movimento. Io gioco a pallavolo. In bocca al lupo dunque al presidente rieletto Massimo Pessolano, però noi siamo sempre qui al Palasiani, sentite le urla, l'allenamento, il sacro fuoco della fiamma torrese agli ordini di coach Adelaide Salerno. Parliamo nel dettaglio tra pochissimo di questa grande protagonista del volley campano. Adesso però voltiamo pagina, andiamo in Serie A, la A2, Caserta con Aversa che riposava, a breve arriverà l'Emma Villa Siena di cui stavamo parlando poco fa. Caserta cosa doveva fare? Doveva vincere perché c'è una salvezza in bilico. Non è andata proprio secondo i programmi, poi ci si è messa anche Mondovì. Però Roberto S. ci chiarisce il quadro generale della situazione di Caserta nel prossimo servizio. Gara fotocopia per la Volalto Caserta che fra alti e bassi lascia 2 punti al Soverato nella gara interna valida per la 3ª giornata del girone di ritorno del campionato di A2 femminile. Sul parquet un film già visto in occasione della gara con il Trento. Rosanero grintose e volenterose ma con grandi blackout che sul più bello bloccano il braccio e impediscono di mettere a terra i palloni importanti. Ce la sta mettendo tutta coach Bonafede per aiutare le sue a superare quei dannati attimi di panico che penalizzano quanto di buono fatto nel resto della settimana. Eppure contro Soverato la Volalto Caserta ha sfiorato la grande impresa. Scesa in campo senza Pascucci per problemi al menisco e con Mio Bertolo nell'inedito ruolo di opposto, il team casertano si è reso protagonista di una prestazione superlativa.
Sono stati 5 set molto combattuti, tutti giocati alla pari contro una rivale dalla maggiore esperienza, determinata e pronta a portare a casa punti importanti per il traguardo playoff. Le rosanero hanno vinto in rimonta il primo set, finito ai vantaggi 26-24, hanno ceduto la frazione successiva, fermandosi a 20, ancora avanti al termine della partita centrale e poi il blackout finale con il tie-break addirittura terminato 5-15. Brava Marilyn Strobbe con 16 realizzazioni all'attivo. Un punto importante che rimanda al prossimo impegno contro Pesaro, seconda della classe, un ostacolo da affrontare con grinta. E poi tutto può accadere. Siamo sotto rete al Palasiani, dove è in corso un bombardamento dettagliato, minuzioso da parte della cattivissima coach Adelaide Salerno. Non la facciamo arrabbiare, se no ci colpisce. Vi ho parlato di A2, ma Roberto S, che questa settimana ha avuto un po' il dono dell'ubiquità, ci porta anche ad Arzano, dove si giocava il derby di B1 femminile tra Arzano e Polisportiva Due Principati. Un derby per la salvezza. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Il derby campano apre il girone di ritorno del torneo di B1 femminile e restituisce due società con le idee chiare. Con un rotondo 3-0 riparte la Luvo Barattoli Arzano, che ritorna in corsa per la permanenza in questa categoria. Successi consecutivi rilanciano il morale e le azioni della squadra arzanese, che comincia a raccogliere i primi frutti del lungo lavoro di fine 2016. La classifica all'inizio del mese di febbraio vede la squadra a due lunghezze dalla Volley Group Roma e a sei dalla Givova Scafati, quest'ultima sconfitta sul campo dell'Aprilia. Il prossimo test in casa dell'Altino dirà in maniera inequivocabile i progressi effettuati nell'ultimo periodo da una squadra che ha cambiato soprattutto la mentalità, come sottolinea il coach Paolo Collavini. Eravamo molto molto curiosi, perché abbiamo cambiato ovviamente qualcosa e i segnali positivi che c'erano stati in allenamento li dovevamo vedere in partita, e quindi altra squadra, altro coraggio, altro modo di stare in campo, altra voglia di vincere, e il risultato è arrivato. Nei giorni scorsi si è unita al gruppo anche Marta Cutrera, che sicuramente appena sarà pronta saprà dare il suo apporto al gruppo. Bello anche vedere in campo una giovanissima come Francesca Passante giocare senza timori reverenziali e realizzare percentuali invidiabili contro avversarie sicuramente più esperte. La partita non mi aspettavo di entrare sicuramente, però sono entrata e ho provato a dare il meglio di me, a dare un supporto comunque alla squadra nel migliore dei modi. Appare più complicata la situazione del Due Principati Baronissi. La matricola salernitana non è ancora riuscita a conquistare la vittoria, neppure in un incontro. Fa bene la società a dire di non voler mollare di un millimetro fino alla fine della stagione, ma se appare complicata la situazione arzanese, lo è molto di più quella del fanalino di coda del campionato, che in 14 partite ha raccolto soltanto 4 punti. Della società salernitana parla soltanto il vicepresidente Luca Castagna. È stato un bel derby, non per noi per il risultato, però penso che il pubblico si sia divertito, quindi almeno un servizio l'abbiamo reso alla pallavolo stasera.
L'unica a vantare sogni di gloria è l'Accamontella, che continua a tenere alta la bandiera della regione Campania. La vittoria in casa del Maglie rilancia le azioni della società irpina, che si accomoda al secondo posto della classifica e si prepara a vivere un girone di ritorno ad alta tensione agonistica. Allora, Arzano muove passi importanti verso la salvezza, passi confortanti dal punto di vista della prestazione per la Polisportiva Due Principati, ma la classifica non si muove purtroppo per il team salernitano. Abbiamo cambiato prospettiva, un po' mi sento, diciamo, maggiormente al sicuro, anche se il bombardamento alle mie spalle prosegue. Ricordiamo, siamo al Palasiani di Torre Annunziata, casa della CMO Fiamma Torrese. A questo punto direi di aprire l'argomento Fiamma Torrese, perché qui si prova a fare qualcosa di importante. La parola promozione la usiamo, anzi la pronunciamo sottovoce, perché altrimenti qualcuno si arrabbia, ma andiamo avanti, andiamo a goderci il servizio di Antonella Manfellotto. Punti, 13 vittorie e una sconfitta. E questo è il curriculum della stagione 2016-2017 della Fiamma Torrese, unica squadra campana in vetta alla classifica di una serie nazionale, la B2 femminile. Mix di giovani, talento ed esperienza, la squadra di Adelaide Salerno si fonda su solide basi, quali l'intesa tra giocatrici come Sollo, Lauro e Cuzzolino e la freschezza della giovane schiacciatrice Mariana Desiano. Una squadra grintosa, solida e tranquilla nello stesso momento, una miscela di ingredienti che l'ha portata all'indomani della gara contro Modica a +2 su Catania, diretta inseguitrice delle campagne. E sono super contenta perché si può lavorare bene e puoi portare avanti la tua linea, la tua mentalità come allenatore, e questo mi fa diventare ancora più energica. Durante l'arco dell'anno agonistico non è che si sta sempre bene, quindi abbiamo avuto periodi un po' con difficoltà fisiche, però siamo riuscite ad uscirne lo stesso bene proprio per la grinta che teniamo. È stata una sorpresa perché non ci aspettavamo in pratica. Poi quando abbiamo saputo che era libera, e quindi sono stata veramente sorpresa e super contenta, perché diciamo è proprio, rispecchia proprio il nostro ideale. La città di Torre Annunziata è una città che ha sempre vissuto di sport e ad altissimi livelli. Lo ha fatto nel calcio e speriamo di farlo anche con il volley, nella pallavolo. È una città abituata a respirare l'aria dell'alta classifica e dunque la parola promozione non deve spaventare. Mi sto divertendo tanto e siamo una squadra molto affiatata e un bel gruppo, e questo ci sta portando ad ottenere ottimi risultati, soprattutto questo, non le individualità o qualcos'altro, ma semplicemente il gruppo e la stima reciproca. Prossimo
ennesimo impegno per le fiammelle di Torre, l'ennesima trasferta siciliana in quel di Palermo, contro la settima della classe. Ma c'è un altro obiettivo a cui punta il gruppo di Adelaide Salerno, la partecipazione alle Final Four della Coppa Italia di B2 femminile, al quale potranno arrivarci superando Cerignola nei quarti, con gare di andata e ritorno a partire dal prossimo 22 febbraio al Palasiano. Bella storia da vivere per le fiammelle torresi, all'insegna del sacro fuoco del volley campano che non muore mai. Io gioco a Sitting Volley. Torniamo in diretta, giusto il tempo per salutarci e darci appuntamento a giovedì prossimo, ore 22, sempre in diretta Facebook, sempre con Sottorete Campania. Ricordiamo le nostre coordinate social, il canale YouTube Sottorete Campania, iscrivetevi, la nostra fanpage Sottorete Campania, mettete il mi piace, poi l'account Twitter, seguiteci, così come all'account Instagram, insomma siamo ovunque. Poi c'è anche il sito sottoretecampania.it, scrivete a redazione@sottoretecampania.it, insomma siamo un po' ovunque per accompagnarvi nel corso delle vostre stagioni, soprattutto delle vostre attività, anche e soprattutto giovanili. Dal Palasiani di Torre Annunziata è davvero tutto, ci vediamo giovedì prossimo.